Allora, ragazzi, al di là delle singole partite, io vorrei fare un attimo il quadro generale della Juve e dell'Inter, perché è vero che tra qualche giornata ci sarà. Guarda che se, scusa, guarda che Claudio ti risponde con una risatina. Claudio è capace di stare lì 2 settimane. Ma io non avevo alcun dubbio, e neanche i nostri amici da casa, neanche la nostra regia, i nostri ragazzi in studio. Io proprio, guarda, non penso che ci fossero ipotesi che tu potessi non persistere. È la prossima volta che c'è di fare una moviola, mi chiami prima nel pomeriggio, io ti mando tutti i casi così li vediamo. Ah, e così facciamo speciale moviola e Claudio Giuliani. La facciamo seria dal primo minuto al 95, non con un episodio. Dal primo minuto di trasmissione al 95esimo di fine puntata. Sì, cioè, sai, la diretta stadio, moviola Giuliani, ragazzi. Devo insegnare che la partita è cronologica nello sviluppo. Inizia al primo minuto e finisce al 96. Quindi, per esempio, se al minuto 50 analizzi la situazione di un giocatore che andava espulso 20 minuti prima, non esiste più quel fatto lì, poi. Ma puoi parlare un po' più piano a quest'ora? Che vai, non ti stiamo dietro. Io carburo dalle 11 in poi. 23:08, bene, perché abbiamo ancora ben 22 minuti succosi, ricchi e croccanti di trasmissione, ma vedendo noi... Croccanti era un po', me lo sentivo. Dicevo... Che noi però abbiamo parlato di Inter-Juve in chiave Derby d'Italia, sì, non solo perché ci sarà proprio la partita di campionato, ma proprio in corsa scudetto. Infatti l'Inter ha 25 punti e la Juve segue a 23 punti. Eh sì, com'è stato? Siamo tornati in corsa scudetto. Com'è stato per una notte? Com'è stato per una notte vivere questa brezza del primo posto? Visto che sei tornato capolista. È stata divertente perché era successo già prima di Sassuolo-Juve, che se vincevo ero primo ho perso 4-2, quindi invece stavolta è andata bene. L'esperienza è infatti servita. Infatti dico. Sì, è stata... Ti dico, sì, mi rigiravo nel letto, dicevo, caspita, non sono abituato nella mia storia a essere primo una notte in classifica. Che emozione nuova, chissà cosa si prova. Di questo campionato sì, però. 1183 giorni che la Juve non era prima. Grazie per i dati. Certo, dai, certo. No, al di là di tutto... a parte le battute, non penso che la Juventus debba porsi il problema di cosa si provi a vivere una notte in testa alla classifica. No, però le dichiarazioni di Allegri sono un po' cambiate, perché all'inizio del campionato sembrava che fosse veramente un miraggio, no? Lo scudetto. Noi comunque siamo in lotta Champions, vogliamo fare bene, vogliamo arrivare entro i primi 4 posti. Adesso pian piano sembra che comunque anche Allegri si stia sbottonando un po' di più. Ma non cambia niente, io penso che questa squadra, dal punto di vista, anzi a maggior ragione dopo i casi di Pogba e di Fagioli, cioè già prima il centrocampo era abbastanza inferiore alle altre 2-3 squadre, adesso mi sembra, però cioè, gennaio... che sbaglio che anche senza Pogba e Fagioli, dico, la qualità tecnica del centrocampo sia inferiore. No, mancano proprio anche due elementi, secondo me, per poter dire, anche se hai un impegno solo a settimana, la mancanza di due elementi nello stesso reparto e soprattutto uno dei due che doveva essere inizialmente preso per fare la differenza e poi insomma la differenza l'ha fatta al contrario e quindi io credo che tutto quello su cui si era appoggiato il mercato di quando la Juve aveva ancora i soldi da spendere, e cioè quella che ha comprato Kostic, Bremer, ingaggiato Di Maria, preso Gatti, ingaggiato Pogba e speso 9 milioni di stipendio l'anno netti, in tutto questo è rimasto poco o niente e secondo me l'assenza o il fallimento di Pogba a livello economico e a livello tecnico pesa tantissimo. Ma a gennaio tu, che magari gennaio sai qualcosa io in più di noi. Sono a Milano, quindi. Ah. A gennaio sono via. A gennaio sono via. Sono dall'altra parte del mondo. Proprio via, via. Sì, no, ma dico a gennaio qualche acquisto. Mette il non disturbare. No, io faccio acquisti in America, ecco. Perché. Claudio, no, ma penso che la Juventus per forza qualcosa deve per forza fare. Io ti dico la sincera verità, ma perché a me piace. Vai. Il giocatore, siccome ho sentito dire di Douglas Costa, No, io te lo dico. Perché no, Claudio? Scusa, ti posso dire. Basta con sti ritorni. Ma no, ritorni. No, allora, no, valutalo fisicamente. No. Lo valuti fisicamente. Scusa, ci sono giocatori. Posso dirti? Perché costa 1 milione. No, capito. Allora chi prendi? Ma chi prendi? Dimmi. Chi prendi? Se posso, Samardžić.
Ah, perché c'hai i soldi per prendere Samaras? No, se io posso, chiedo. Se posso. Se c'hai i soldi, compra tutto quello che vuoi. Allora, ma secondo me non c'hai i soldi. Mi riporto in casa Douglas Costa. Ma mi sta dicendo le opportunità. Ma un milione, come mettere un milione per la Juve, un milione. Io non ce lo metto un milione. È come per te tirare fuori. Ma che siamo con le pezze. Un euro. La pizza adesso. Scusa. Beh, ma scusami, ma tu non giocheresti una fish? Dove costa? C'è una fistica. Ma neanche giochi. Il cippino gli metto. Ah, pensa a te. Cioè, vabbè, ma invece proprio a bene. Livello tangibile con le tue soluzioni economiche. Ma niente. Se non c'hai i soldi, nulla. Non fai niente. Allora la meglio costa... niente, dici piuttosto. Ma che meglio. Secondo me non fanno niente. Becca, come può fare la Juve, soprattutto appunto anche alla luce dei vari giocatori persi o comunque indisponibili al momento? Io spero che, no, al di là delle battute, insomma, ne ha passate negli ultimi anni, ne ha passate parecchie. Adesso sono lì nell'alta classifica e è bello quando ci sono tante squadre forti. Io sono uno di quelli che dice la Juve la voglio lì perché voglio battere, le altre cose, il Milan lo voglio lì perché lo voglio battere, poi le altre cose... che tocca sempre Claudio, non mi interessa. Vediamo, abbiamo il calendario della Juve. Analizziamolo per favore, Paolo. Più scarso e poi rispetto a quello delle altre. Juve che in Coppa Italia andrà ad affrontare la Serenitana, che oggi ha battuto la Samp. Aggiungeremo questo incontro poi, anche perché dopo Juve che andrà a affrontare la Fiorentina al Franchi, sfida sempre molto delicata, grande rivalità tra le due squadre. Poi in casa domenica sera. Con Buonaventura in campo. Con Buonaventura in campo. Juventus-Cagliari, poi è la sfida casalinga contro gli uomini ranieri e poi Juventus-Inter il 26 novembre. Gara bellissima sicuramente come elettricità, poi in campo vedremo. Monza-Juventus al Brianteo, la sfida interna con il Napoli, poi Genoa-Frosinone e Roma a chiudere. Diciamo che nelle prossime tre... eccezione deve fatta per punti. La sfida con il Cagliari che non è proibitiva, episodi... Fiorentina e Inter sono belle sfide, ecco. Paolo, basta che non ci siano episodi strani, perché se no quello là va avanti la settimana. Facciamo uno speciale Moviola. È dal 1908 che fate gli episodi strani. Allora, Claudio, al di là delle battute, al di là appunto del derby d'Italia con l'Inter, no, ma la Juventus, ti ritrovi? Ascolta, la Juventus è al di là di ogni aspettativa in questo momento qua, perché comunque ha 7 punti in più rispetto all'anno scorso, 8 punti in più rispetto all'anno prima, con una squadra che tecnicamente è inferiore, è scesa nettamente, certo. Anno dopo anno. Su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo. Per cui secondo me stanno facendo un lavoro clamoroso. Sbaglierebbero in maniera importante se cambiassero immediatamente opinione, pensassero di essere una squadra da scudetto. Quindi devono continuare ad andare avanti così, stare attaccati il più possibile nel treno delle prime quattro e giocarsi un milioncino sulla Glass Costa. E questo c'è la Glass Costa. Giocarsi un milioncino sulla Glass Costa, che magari questo che passa al convento. Ma tu lo dici questo perché passa comunque convento, alla fine prendi, qualcosa no? Sai. Dico, tu fai il nome di Douglas Costa perché forse qualcosa sai o vai ipotesi. Non so niente. Non sai nulla. No, zero proprio. Vabbè. No, cambierai il termine per massimo, detto giocarsi un milioncino sul... No, ecco, no. Ah, sì, scusa. No. Vabbè, un attimo, possiamo. Si è capito, giocarci vuol dire... No, ma noi è una scommessa, no, guarda, che fa la Juve. No, ma io lo farei. Ecco. Questa sportiva. Se parli con Claudio, sai che... A noi si può scommettere, mica siamo tesserati. Allora, c'è da dire che comunque anche... Noi, sto usando il plurale maiestatis. Voi, sì. Okay. Ecco. Allora, Ugo, il calendario della Juventus, tolta l'Inter, è abbastanza sulla carta. Fiorentina, sì, sta facendo meglio dell'anno scorso, però ha il Cagliari, ha il Monza. Cioè... Ma guarda, fortunatamente per come stanno andando le cose, ed è andata così sia, per quello c'è lotta... A tre, secondo me, fino a questo momento, poi non so se subentrerà qualcun altro oppure qualcuno mollerà. Per il fatto che nessuno avverte, c'è stata la famosa continuità, hai capito? Mm-hmm. Perché l'Inter ha dato 5 gol al Milan al derby, poi ha perso in casa con Sassuolo. Sì. 5 gol al Milan al derby. C'eri tu, dove eri? Eri a Brea. Non avevo capito. Ma io te lo dico. Hai pareggiato col Bologna, hai perso col Sassuolo. Esatto. La Juventus ha fatto una partenza un po' difficile, però alla fine sono tutte e tre lì, perché tutte e tre le squadre... Beh, la Juve ha vinto con l'Udinese, ha pareggiato col Bologna e ha vinto con l'Empoli, comunque come partenza. Tutte e tre le squadre hanno delle problematiche, secondo me si equivalgono in questo momento, e poi adesso vediamo un attimo. Va bene, allora...
La più forte è l'Inter sicuramente. E allora facciamo così. Due minuti, lì nella regia parliamo di Inter, parliamo anche di questo scontro. Ragazzi, per par condicio, se abbiamo parlato della Juve, dall'altra parte rispondiamo con l'Inter. E allora, il fatto è questo, caro il mio Becca. Caro Becca, ti scrivo. Caro il mio Becca Lossi, 25 punti in questo momento sei, no? Capolista, quindi salutate la capolista, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. L'unica squadra che ti ha fermato in campionato è stato il Sassuolo. Poi hai pareggiato col Bologna e poi soltanto risultati. Sì, col Bologna anche lì pronti via 2-0, poi c'è stato un rilassamento totale, però credo che sia ancora un campionato dove l'Inter se la può giocare con tutti, sia in campionato, in Champions. E anche in Champions comunque ha fatto molto bene. Cioè, nel senso... No, no, ma difatti è un dato di fatto, bisogna eliminare qualche vuoto, io li chiamo vuoto d'aria, no? Perché magari... tipo quali come farlo? L'anno scorso, due anni fa, che magari c'erano delle partite, quindi però la squadra è tosta, ci sono tanti ricambi, ma non mi preoccupa, cioè preoccupa un po' magari qualche vuoto d'aria, qualche prestazione. E di questa vittoria all'81esimo rete di Thuram con la Roma? Come hai vissuto vedere Lukaku a San Siro ma con un'altra maglia? Ma non l'ho visto Lukaku, ti giuro sul Milan non l'ho visto. Cioè, mi giuri sul Milan? No, non l'ho visto Lukaku. Sì, no, cioè, visto... dici qualcosa di divertente, se no smetti di parlare e parlo male. Ho smesso perché... No, effettivamente a parte le battute, Lukaku non l'abbiamo visto fare grandi prestazioni con la Roma, quantomeno. Forse perché Mourinho ha messo... La Roma, ricordiamoci che era senza sei titolari, è andata a San Siro a fare una partita difensiva, giustamente. Non è mai stata in esatto, ha messo la difesa davanti a tutto. Già tendenzialmente Mourinho lo fa, poi senza sei titolari... Se Lukaku avesse giocato nell'Inter sabato hanno giocato, sì? Domenica. Se Lukaku avesse giocato nell'Inter e Thuram nella Roma, secondo voi? Sono d'accordo con quello che dice Paolo. Cioè non avrebbe segnato, no, Thuram avrebbe segnato, scusami, Lukaku. Bisogna dirlo. Io su sta roba qua di Mourinho che ce l'ha con la Lega, ecco. Sono d'accordo. Non può giocare il giovedì e poi la domenica. Una squadra che gioca l'Europa League non può giocare la domenica, ragazzi. Una squadra che gioca l'Europa League deve giocare lunedì. Finito, punto. Le discussioni finiscono qua. Poi può vincere l'Inter lo stesso 5-1 perché quindi là gli mancano 6, perché l'Inter è più forte, perché questi si sono chiusi tutto quello che vuole. Ma perché sei a San Siro, perché dice, giochi fuori casa. Io il giovedì non posso avere solo il venerdì e il sabato e la domenica a scendere in campo. Poi ci sta che l'Inter di calendario gioca il martedì e poi gioca la domenica, ma non ci sta che la Roma abbia veramente solo due giorni di distacco di tra una partita e l'altra. Non esiste, secondo me. L'osservazione dovrebbe valere per tutti e quando fai ma non riesco a capire perché la squadra che gioca il giovedì la sposta a lunedì. Chi fa i calendari? Fa i calendari dovrebbero farli fare i giocatori i calendari. ma perché poi dopo sanno sono loro che pagano. Sono loro che pagano. Ti preoccupa quest'Inter in chiave scudetto e no, anche in chiave campionato, visto che hai. È una corsa a cui sono ancora iscritto, quindi dovrà preoccupare il Milan o il Napoli in questo momento. In questo momento tu sei candidato, è 23, sei a meno due. E non hai neanche le coppe, è vero che non hai due giocatori importanti, ma non hai le coppe. Non tutti i candidati vengono per nuocere, dall'altro. Cos'è che avevi detto, Bramba? No, io ho detto, non tutti i candidati vengono eletti. Lui è un candidato, ma non sarà eletto. No, allora, se qualcuno di voi mi dice questa favorita sera... Favorita l'Inter, quindi, che Bramba. La squadra della Juventus ma per le cose che ha detto lui tre. Prima. Vai, Becca, scusaci, vai. Non ho sentito quello che ha detto Claudio. Ho detto, se qualcuno di voi stasera mi dice che la Juventus come rosa complessiva tecnicamente è più forte sulla carta dell'Inter, sicuramente io mi arrendo. È all'altezza uguale? Cioè, se la può giocare. Se la può giocare. Se la può giocare è un'altra cosa. Come rosa tecnicamente è uguale. Come rosa? No, ovviamente no, però non hai le coppe che comunque influiscono. Sì, ho capito, anche influiscono, chi è abituato a giocarle magari no. Il toro ha le coppe, no? Allora vince lo scudetto del toro. Ma non sarei mica contagiato da Giuliani a poi starci di piangere. Però non puoi dire non ha le coppe. Nell'epoca dei tre punti, nell'epoca dei tre punti,
oramai sono decenni, nell'epoca dei tre punti. Sassuolo non ha le coppe. Quante volte ha vinto lo scudetto una squadra che non giocava le coppe? Forza. Mai. Dai. Mi sa mai. Visto che è favorito, chi non gioca le coppe. Mi sa mai. Certo, però solitamente. Quante volte? Due. Ah, no, solitamente chi non fa due. A dire una roba del genere è perché ha fatto lo studio a casa. Una volta al Milan. E la Juve il primo scudetto di Conte. Basta. Però solitamente chi non ha le coppe è una squadra meno forte. Esatto. Quest'anno la Juve per meriti le coppe avrebbe giocato. Esatto, la Juve l'avrebbe giocata la coppa, ragazzi. Lo scudetto non l'ha vinto. Certo, lo erano delle squadre imbarazzanti. Imbarazzanti no. La Juve sul campo l'anno scorso è una squadra all'altezza di quella della Juve l'anno scorso sul campo arrivata. Però scusa, Claudio, ti faccio, ma dove è sparita la prima? È una squadra terza che non ha le coppe. Dalla prima? Sì, però la prima è molto depotenziata. Vabbè, allora avete sempre ragione, voi devo vincere lo scudetto, No, per me no. Allora lui deve fare la No, sai perché? No, era una provocazione perché tanti anni la Juve con Allegri però non convince e tutti che parlavamo chi costruiva e chi rincorreva. Mi piacerebbe avere il DNA che ha la Juve, che era vincente, pur non giocando magari benissimo. Questo mi fa piacere sentire, no, non siamo favoriti, non siamo forti. Invece, no, io non me... ho fatto questione di favore o cosa, ho detto che tecnicamente come rosa la Juventus quella quest'anno non parte alla pari. Scusate, l'anno scorso c'erano giocatori che non hanno reso, diciamo Pogba e Di Maria in primis. Beh, quelli che erano, dovevano essere sì, quest'anno chi ha preso la Juve? UEA e Cambiaso. Basta. Sì. I 100 milioni che ha speso il Milan, la Juve non li ha spesi. Adesso il Milan non so quanti giocatori ha comprato. Lascia stare se ha comprato male o bene, però ha comprato. L'Inter ha comprato. La Juventus ha preso UEA e Cambiaso, ragazzi. Sì, sì. Non è che poi quelli sono, c'è ancora McKennie che è stato riportato indietro dopo che era stato offerto a mezzo mondo, non in mezza Italia. McKennie è stato offerto a mezzo mondo se lo sono tenuto lì adesso è titolare. Cioè allora, qui bisogna anche dare io più li vedo lontani meglio sto, però ti dico che per tanti anni, pur non convincendo come sentivo. Ma avevano una squadra devastante, ragazzi. Questi c'avevano un centrocampo. Ho preso il centrocampo, il primo centrocampo di Allegri e l'ultimo centrocampo di Allegri erano, secondo me, tra i centrocampi più forti che io ho visto in circolazione negli ultimi anni. Vidal, Pirlo. Il primo era Vidal, Pirlo, Marchisio, Pogba. Sì. L'altro era Khedira, Pjanic, Matuidi. Bastavano quei tre. Non c'era Marchisio anche ancora? No, Marchisio ha finito. Insomma, ha tanta roba. Centrocampo così. E aspetta, senza poi Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini con 10 anni di meno. Sua maestà. Pirlo. No, sua maestà. Sposo la vostra causa, sono sicuro. Cioè, quest'anno c'è McKennie. Dai. Va bene. Ragazzi, allora la chiudiamo così. Grazie per essere stati con noi fino ad ora. Grazie ragazzi, regia, redazione. E gli ospiti in studio che questa sera erano veramente vogliosi di parlare. Così mi piacete. Ugo Conti, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. E Marisa Beccarassi. Ciao, buonanotte, ciao. Massimiliano Massimo Brambati. Andiamo. Metto un cippino su Douglas Costa. Alle macchinette la cippino. Basta, Marcella, grazie. Ciao a tutti, buonanotte.